Abbiamo il piacere e l'onore di avere nei nostri speciali l'avvocato Domenico Russo, che è il presidente della Camera Penale di Benevento, che ringraziamo di essere qui stasera. Salve, e sono io a ringraziare lei, Toccola Russo e Lab TV per la sensibilità dimostrata verso questo tema che sta molto a cuore alla Camera Penale di Benevento e all'Unione delle Camere Penali. Ecco, voi avete fatto un documento proprio in prossimità delle feste pasquali richiamando un'annosa questione, quella legata al sovraffollamento delle carceri, alla difficoltà, insomma, della vita carceraria e naturalmente in conseguenza dell'epidemia che stiamo attraversando, la situazione all'interno delle strutture carcerarie diventa ancora più insostenibile. Avete anche proposto come dire, delle indicazioni al governo per fare in modo che, insomma, si possa affrontare il problema anche da un punto di vista legato all'assistenza legale dei detenuti, che possono essere in qualche caso anche, insomma, posti in una detenzione domiciliare che possa rendere facile la vita sia ai legali rappresentanti sia ovviamente al detenuto in sé, pur nel rispetto della pena che sta scontando il detenuto, che naturalmente è il giusto ristoro che, insomma, viene dato alla società lesa dalla colpa e dal reato commesso. Insomma, sembra che questo sia il tema dei temi, a prescindere dalla situazione attuale. Sì, diciamo, questo documento lo abbiamo appunto divulgato la sera del sabato 11 aprile, giorno prima di Pasqua, e abbiamo richiamato l'attenzione su quello che è il tema dell'emergenza carceraria. E proprio nella giornata di ieri, l'Unione delle Camere Penali Italiane è intervenuta con una dichiarazione molto forte perché la giornata di ieri è stata caratterizzata purtroppo da notizie che sono iniziate a filtrare da vari istituti penitenziari sul territorio nazionale, in modo particolare dalle carceri di Bologna e di Torino, dove cominciano a esserci casi di contagio tra detenuti e operatori della polizia penitenziaria. L'Unione delle Camere Penali, in una dichiarazione divulgata alle agenzie di stampa nella serata di ieri, che noi come Camera Penale di Benevento, io come Presidente della Camera Penale sottoscrivo appieno. Tra le altre cose, ha dichiarato che i responsabili profeti del carcere come luogo protetto dall'epidemia, dispensatori di rassicuranti contabilità quotidiane sul residuo numero di detenuti contagiati, dovranno rispondere di questo e di altro che potrebbe accadere. Ci sono già 20 contagiati nel carcere di Dozza a Bologna e il governo si deve assumere responsabilità di decisioni immediate o rischia di dover rispondere di una catastrofe. Sono oltre 10.000 i detenuti che superano, diciamo, la capienza regolamentare. E non sono ulteriormente rinviabili i provvedimenti in tal senso, vista la pandemia in atto. Le tensioni sono altissime nelle carceri e istituti penitenziari. A livello regionale, nel documento a cui lei ha fatto riferimento di sabato, abbiamo anche menzionato quello che sta accadendo nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che poi è all'attenzione della Camera Penale locale, e quindi non entro nel merito specifico, ma anche nella giornata di oggi, come lei appunto Sì, infatti io volevo appunto specificare che nel nostro dibattito sarebbe stato anche partecipe il garante regionale delle carceri, Simone Ciambrillo, che però ci ha informato che è proprio in atto insomma, una situazione molto delicata nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e quindi è dovuto correre lì, non era nelle condizioni di poter partecipare alla nostra discussione. Questo conferma che il clima è rovente, è terribilmente Esattamente. infuocato all'interno delle strutture carcerarie. Appunto, è triste dover dire, lo avevamo detto, ma anche questi drammi che stanno avvenendo sono sintomatici del livello di tensione che c'è, del dramma che riguarda e affolla le carceri.
Noi in campagna, come ha detto lei, noi abbiamo fatto riferimento a dei dati per far comprendere come le misure poste in atto dal governo siano totalmente inefficaci. Inefficaci perché sono solo 4 i detenuti al 6 aprile che hanno goduto della detenzione domiciliare con diciamo, braccialetto elettronico, ce ne sono 22 in attesa. Qual è il punto? Con il decreto Cura Italia è stata introdotta una norma, articolo 123, che consente a chi non ha pena superiore, da scontare una pena non superiore ai 18 mesi, di poter accedere alla detenzione domiciliare. E però ci sono una serie, parecchi ostativi tecnici, che io adesso non richiamo, chiaramente sarebbero i tecnicismi complessi e lunghi, e poi ci vorrebbe il dispositivo di bracciale. Avvocato, io volevo fare una domanda profana ovviamente. Beh, nel momento in cui siamo costretti alla coazione della dimora praticamente, di stare a casa per forza, portare a casa un detenuto, quindi rimetterlo in famiglia con le situazioni che si possono venire a creare, non è questo un elemento di maggiore criticità? Al di là del fatto che le carceri vanno sfollate, ma in maniera generale e non soltanto legata a questa situazione. Cioè il fatto che siamo costretti in casa in talune circostanze, in talune situazioni, lo possiamo anche immaginare. Ritiene che sia quella una situazione che possa van dare vantaggio ad un quadro complessivo dell'intero questione? Guardi, allora il problema è che veramente nelle carceri il rischio che possa espandersi la pandemia all'interno delle mura potrebbe provocare dei dati drammatici. Allora, secondo le Camere penali, secondo noi, si dovrebbe intervenire in modo urgente con raziocinio. Allora, ovviamente, far uscire innanzitutto i detenuti che con delle pene che residue brevi è evidente. E ad esempio, perciò, facendo riferimento al provvedimento del governo, pene residue di 18 mesi. Però nel momento in cui vengono posti dei paletti ostativi e soprattutto l'utilizzo del braccialetto elettronico, il braccialetto elettronico non c'è, è una carenza atavica. Pensate che le Camere penali, anche quest'anno, Benevento, la Camera penale di Benevento è intervenuta con un comunicato il 29 novembre, il giorno 30 novembre celebrano presso l'Istituto Penitenziario di Sollicciano a Firenze la quinta giornata dei braccialetti elettronici. Cioè, sono anni che questi braccialetti in Italia non ci sono, c'è una questione di un appalto doveva diventare essere collaudato nell'ottobre 2018 per 12.000 dispositivi e non, la cosa non è stato fatto perché il Ministero non ha nominato la commissione di collaudo. Ed allora il governo ha adottato un provvedimento, sembra senza consapevolezza di quelle che sono difficoltà, perché porre i detenuti domiciliari deve essere, per essere efficace, una norma immediata. Sottoporre a istanza queste condizioni significa che i tribunali di sorveglianza, i magistrati di sorveglianza devono valutare queste situazioni. E non lo fanno in questo periodo, non lo fanno perché già vi era una carenza cronica prima. Oggi, ovviamente, questa è acuita dalle situazioni di emergenza che ci sono. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli si sta dotando in questi giorni, anche con tutte le unioni delle Camere, in collaborazione con tutte le Camere penali della Campania, di un protocollo per gestire le udienze in sicurezza. Gli uffici dei magistrati di sorveglianza hanno delle carenze di organico che già erano in precedenza. Quindi in Campania ad oggi per le misure del governo sono uscite poche decine, ma poche decine, cioè io sto dicendo 4 detenuti hanno avuto il braccialetto elettronico a 6 aprile e 22 sono in attesa del braccialetto elettronico. Ora Cioè sono sono numeri numeri veramente risibili rispetto risibili. alla quantità di La domanda è persone che questa: affollano le carceri.
dove è chiaro che c'è una scelta politica coraggiosa. Dici, ma noi facciamo uscire, mandiamo nelle case dei detenuti, è ovvio, detenuti in salute, certamente non mandiamo fuori detenuti contagiati a poter mischiare la malattia e contagiare i propri familiari. Quindi mandare a casa ovviamente detenuti in salute. Se dovesse scoppiare la pandemia all'interno delle carceri, cosa accadrebbe? Allora, se ci sono 10.000 ritenuti come soprannumero rispetto diciamo, al numero capienza regolamentare, cercare di decongestionare le carceri, pensando alle pene brevi, però con un automatismo. Diciamo che Allora il sì. giusto mix è certezza della pena da un lato e cercare di svuotare le carceri per quello che è possibile dall'altro. Però questo come dire, fa anche un po' a cazzotti con il discorso legato alla carenza di personale dei tribunali. Parliamo di magistrati, parliamo insomma della struttura anche amministrativa che ruota attorno ai tribunali stessi. E lì il problema si pone forte. È perché poi si va anche a intaccare sulla durata dei processi e quindi con tempi che si allungano moltissimo e che naturalmente non ritornano a quel discorso originario che era quello della certezza della pena e anche una pena rapida, insomma. Allora, sì, lei ha fatto un passaggio importante che, come può aver notato, noi in tutti i comunicati che riguardano il carcere lo precisiamo perché è importante farlo con l'opinione pubblica, perché a volte noi operatori del diritto, soprattutto del diritto, quindi la giustizia penale, potremmo darlo per scontato, ma così non deve essere. Quindi anche all'inizio del documento a cui ha fatto riferimento, noi precisiamo che ciascuna pena deve essere eseguita con certezza, quindi questo è tutto e detto. Però i detenuti che hanno sbagliato, quindi sono in carcere per eseguire a seguito di un giusto processo, e attenzione, anche qui c'è un altro ragionamento da fare, cioè nelle carceri italiane la caratteristica, e questo è un unicum a livello mondiale, è che c'è un numero altissimo di detenuti che sono in attesa di giudizio. E aggiungo, nelle carceri italiane c'è un tasso di suicidi di 18 volte superiore a quello che c'è al di fuori delle carceri, tra la popolazione normale. E due suicidi su tre riguardano detenuti che sono ancora in attesa di pena definitiva. Quindi questo la dice lunga Lei sul sistema. ricorderà il film di Nanni Loi del 71, Detenuto in attesa di giudizio, che apriva uno spaccato enorme. All'epoca non c'era il nuovo codice dell'89, qui si procedeva col codice di stampo fascista. Il discorso però è quello, insomma, detenuto che sta in prigione, che è in carcere, che insomma è in attesa di avere certezza su quello che gli riserverà il giudizio di un tribunale. Insomma, la storia Sì, si ripete, possiamo dire. l'Italia, per dimostrare di essere un paese con una democrazia compiuta e con un paese civile, dovrebbe avere il coraggio Nella di nota voi affrontare. parlate di stato di diritto che in molte occasioni non c'è. È assolutamente così. E se pensiamo che è arrivato il grande Papa Francesco a toccare, a sensibilizzare sull'argomento, ha sentito la necessità di farlo, e proprio perché è così, perché si ha la sensazione che la politica poco si interessi di questo argomento, perché forse è impopolare, forse fa venir meno i consensi elettorali, evidentemente. E oggi come amministrazione della giustizia in Italia sicuramente non stiamo messi bene. Noi, per quanto concerne il settore penale, siamo fortemente critici, ma devo dire che mi risulta che ci siano altre parti del processo penale che siano soddisfatte dell'operato di questo governo. C'è troppa approssimazione. Allora, intervenire, dire abbiamo fatto qualcosa per l'emergenza carceri in questo contesto da pandemia da Covid-19 è una cosa che non corrisponde alla realtà, perché se si fa un provvedimento dicendo puoi uscire, caro detenuto, che è pena residua, però attenzione,
non devi versare una di queste condizioni. Quindi è il magistrato di sorveglianza che ti dovrà giudicare e poi dovrà avere il braccialetto elettronico. Allora, io dico, se si sa che il braccialetto elettronico non funziona, se si sa che c'è una carenza fortissima nei magistrati, negli uffici di sorveglianza, figuriamoci poi acuita in questo periodo, quindi l'urgenza, come questi detenuti potrebbero essere rapidamente mandati ai domiciliari, ed allora noi come Camera Penale di Benevento, come conformemente alla linea dell'Unione delle Camere Penali, per quanto riguarda la dotazione degli uffici di sorveglianza, abbiamo anche, insomma, segnalato l'idea di poter distaccare momentaneamente dei magistrati che, normalmente si occupano di dibattimento penale. In questo momento di stasi potrebbero essere distaccati gli uffici di sorveglianza per smaltire questo grande numero di procedimenti e di pratiche in corso. Ma soprattutto la richiesta principale per la situazione in corso è quella di chiedere dei provvedimenti, un provvedimento chiaro, con un automatismo, cioè dire in questa situazione i carceri sono sovraffollati, non possiamo consentirci il rischio di far scoppiare le pandemie all'interno delle carceri, perché altrimenti sarebbe un disastro. Perché poi vorrei chiedere al governo, se mai dovesse succedere, cosa si farebbe? Noi qui stiamo dicendo, attenzione, individuate una pena lesiva, quindi detenuti che hanno solo 18 mesi da scontare, 12 mesi da scontare, quindi detenuti potenzialmente non gravi, oppure che già hanno svolto un lungo periodo di riabilitazione, quindi non stiamo dicendo tirate fuori il potenziale pericoloso omicida, quindi questo sia Certo, ben certo. chiaro. Mandarli fuori con automatismo, allora pena residua 18 mesi, si vogliono lasciare dei paletti ostativi per i reati più gravi, si lasciano, ma dopodiché questi detenuti devono poter immediatamente uscire nel giro di pochi giorni, perché solo così potremmo ottenere un provvedimento che abbia un senso e un'efficacia. Avvocato, noi la ringraziamo, siamo proprio in chiusura della nostra intervista, della nostra chiacchierata. Possiamo dire, a coronamento di quanto abbiamo detto, che la riforma della giustizia è una di quelle due o tre cose che in questo paese ritornano con una certa frequenza e bypassano governi, perché ne parliamo da molti anni, insomma. Già il passo avanti fatto enorme con la riforma del codice di procedura penale dell'89 è stato, insomma, uno spartiacque importante che ci ha in qualche modo distaccato da un certo tipo di cultura giuridica, anche legata a periodi storicamente molto datati, e ci ha proiettato nel futuro, ma molto c'è ancora da fare. Noi la ringraziamo di essere stato con noi in questa circostanza. Avremmo avuto anche, insomma, il piacere di avere Samuele Ciambriello, che avrebbe potuto ragguagliarci meglio con dati più, naturalmente, da parte sua, più aggiornati di quello che sono le condizioni della popolazione carceraria in questo momento nel nostro paese, ma nella nostra regione in modo particolare. Non ci dimentichiamo che a Benevento abbiamo un supercarcere, che non è, insomma, molti non lo sanno, ma è un supercarcere, è un carcere di massima sicurezza. E, insomma, non è cosa che si può in qualche modo così liquidare in modo semplicistico. Sì, per chiudere, ringraziarla, insomma, per la sensibilità, ribadisco, dimostrata sul tema, visto che ha toccato in chiusura la questione del carcere di Benevento. Posso dire, così come abbiamo detto nel nostro comunicato, abbiamo detto anche comunicati, noi anche quest'estate abbiamo fatto una visita nell'istituto penitenziario, possiamo dire che la situazione rispetto a altre parti d'Italia, anche in fase di questa emergenza, è sotto controllo. Anzi, nel carcere di Benevento sono stati mandati ai domiciliari su istanza delle autorità sanitarie del carcere circa una quindicina di detenuti per questioni di comorbilità, cioè per altre patologie gravi che si potrebbero verificare letali qualora dovesse subentrare il Covid-19. Quindi questa è una cosa sicuramente positiva. Per il resto, il governo italiano, nel giustizia penale in particolare, come stava dicendo lei, deve fare di più, e non è l'avvocato Domenico Russo, non è la Camera Penale di Certo. Benevento solo a dirlo, non sono l'Unione delle Camere Penali, ma è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ed è anche il Papa che è arrivato appunto di far capire che bisogna intervenire sul tema e bisogna farlo subito. Il Papa ha impostato una via crucis completa sul discorso legato alla vita carceraria, che
va detto, non è soltanto quella della popolazione che ivi è reclusa, ma anche della polizia penitenziaria, che vive da vicino il dramma del sovraffollamento, spesso e volentieri anche, insomma, rimettendoci le penne, diciamolo in termini un po' prosaici, ma quello è, insomma, in molti casi è proprio il poliziotto penitenziario che ha contatto diretto con un'umanità sofferente a suo modo, che ha, insomma... Ma infatti da parte nostra massima solidarietà e massimo rispetto del grandissimo lavoro che viene fatto dagli agenti di polizia penitenziaria e della direzione del carcere, assolutamente, come ha detto lei, ha fatto benissimo, la ringrazio per averlo sottolineato, sono assolutamente anche loro vittime di questo sistema assolutamente sbagliato e carente. Grazie Avvocato Russo per essere stato con noi. E noi ci aggiorniamo ai prossimi speciali cercando di, come dire, focalizzare l'attenzione su qualcosa che è grande, è grosso, ma che spesso e volentieri viene un po' messo in sordina. Ma quello del sovraffollamento delle carceri è un problema che riguarda tutti. Grazie Avvocato. Buona serata, grazie a tutti. Grazie ancora, alla prossima con i nostri speciali. Thank you.